Stasera dal TG6 apriamo con il Comune di Teramo, dove il sindaco Maurizio Brucchi ha ufficializzato questa mattina i nomi dei nuovi 8 assessori che compongono il suo esecutivo nel servizio di Elisa Leuzzo. A Teramo la giunta Brucchi da 9 è scesa a 8, con un assessore esterno che si occuperà di cultura. Il vice sindaco rimane Mirella Marchese, con delega ai rapporti con le partecipate e pianta organica. Ed ecco nel dettaglio la nuova vecchia giunta di Teramo, con 5 assessori già conosciuti, con nuove deleghe e qualche new entry. Eva Guardiani al sociale, Valeria Missiconi, urbanistica e patrimonio, Franco Fracassa, lavori pubblici, Francesca Lucantoni, pubblica istruzione, Roberto Canzio, commercio e sport, Mario Cozzi, manutenzione e ambiente. Il bilancio e il personale rimangono al sindaco Brucchi, la cultura finisce ad un esterno, che è il regista Marco Chiarini. C'è una riduzione del numero degli assessori, ci sono 3 new entry che diciamo, sono certo interpreteranno bene il loro nuovo ruolo, e ci sono le conferme. Un pensiero a chi oggi diciamo, ha dovuto lasciare un po' lo scranno di assessore, la politica è anche questo, e quindi diciamo, però un saluto particolare e affettuoso a queste persone. Diciamo, per quella che è la maggioranza formata da 18 consiglieri, c'è la volontà di andare avanti e di arrivare a fine mandato, questo è l'obiettivo. Io li ringrazio per avermi sostenuto e per continuarmi a sostenere il lavoro che questa città ha svolto, perché vedete, sarebbe stato davvero un peccato consegnare la città per un anno ad un commissario. Da dove inizierà? Beh, guardi, io ho il solco già segnato da chi mi ha preceduto, e quindi ringrazio anche l'assessore di Giovan Giacomo. È chiaro che ci sono dei lavori già in corso, sul corso, facciamo questo gioco di parole, e anche altri lavori che inizieranno, quindi ho dei lavori prestabiliti e mi dedicherò molto anima e corpo su questo. Considerando anche il periodo di crisi, da dove appunto esce questa amministrazione, come risponderà lei alla fiducia che le è stata oggi data? Come diceva qualcuno, lavorando. In considerazione di le sue osservazioni che lei ha fatto da consigliere in questi anni, cosa farà? Da dove inizierà? È evidente che il ruolo del consigliere non è lo stesso ruolo che fare l'assessore, però credo di essermi abbastanza distinto per aver avuto sempre idee da proporre, e spero e credo di continuare su quella strada. Chiaramente sentendo i protagonisti, che è una cosa importante. La cultura a Teramo, specialmente negli ultimi anni, è sempre stata una nota dolente ed è sempre stata criticata. Ora Marco Chiarini, intanto perché ha accettato? Solo per il mio ego, perché non, chi lavora nella cultura, chi lavora a contatto con il tessuto culturale di una città, per forza di cose sente visceralmente una missione. Okay. Ma anche se fa il pittore della domenica, comunque sente un afflato verso la ricerca, verso il coinvolgimento degli altri, e quindi era impossibile, come penso sia impossibile per chiunque, poter rifiutare un invito del genere, a poter indicare una linea, non, come ho detto, non a organizzare il singolo evento o a dimostrare la mia bravura nel organizzare una mostra, portare il cantante e farmi vedere insieme a lui a brindare, ma nel dare un focus su cui tutto il resto dovrebbe convergere. Ieri la denuncia da parte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle per la bocciatura da parte della Corte dei Conti delle leggi licenziate dalla Regione Abruzzo per mancata copertura finanziaria, e oggi arriva la replica del governatore Luciano D'Alfonso nel servizio di Filippo Tronca. Fa bene la Corte dei Conti a produrre, diciamo, questa rieducazione di comportamento istituzionale. Io mi impegno per fare in modo che il Consiglio regionale, nella sua autonomia, tenga da conto i richiami di Corte dei Conti, cioè la copertura finanziaria deve essere certa e non fittizia. Commenta così il presidente della Regione Luciano D'Alfonso la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in cui si evidenzia con toni molto critici che buona parte delle 22 leggi approvate nel Consiglio regionale abruzzese nel 2015, che prevedono oneri di spesa, evidenziano, parole della Corte, molteplici irregolarità con coperture integralmente trascurate, ottenute attraverso aumenti apodittici delle entrate e privi di elementi
elementi giustificativi o con quantificazione degli oneri non rese note nella relazione tecnica. Tra queste leggi spiccano il rifinanziamento della saga dell'aeroporto d'Abruzzo, il salvataggio di Abruzzo Engineering, i 2 milioni di euro di rifinanziamenti a pioggia alle varie istituzioni culturali e manifestazioni e ancora la contestata legge che ha acceso il mutuo da 100 milioni di euro e la legge di riordino delle province. Il presidente D'Alfonso, marcando implicitamente una differenza di condotta nella produzione legislativa del Consiglio rispetto a quella della Giunta, il cui operato non è contestato dalla sezione regionale, ricorda anche che la sua maggioranza si è trovata ad ereditare dal governo del centrodestra un buco da oltre 500 milioni di euro che ha reso tutto più difficile. Noi abbiamo questo problema che deriva dal passato e che purtroppo andava lavorato meglio nel passato, anche nel passato recente, anche nella più lunga legislatura del mondo che l'Abruzzo ha avuto, che è il debito di 530 milioni di euro che deve essere ancora maneggiato, fronteggiato, riscontrato e definito. Io personalmente mi adopero nella mia personalità giuridica affinché la Regione possa razionalizzare e risolvere questo debito attraverso condotte prudenti e adeguate. Ma raccolgo positivamente l'ulteriore richiamo della Corte Conti per fare in modo che anche l'Assemblea legislativa tenga da conto che la copertura finanziaria deve essere una copertura reale. La Corte dei Conti nella relazione suggerisce poi migliorie negli iter di approvazione delle leggi, con regole che impongano ai promotori dei testi legislativi a metterci più impegno nell'indicare coperture certe e chiare e suggerisce anche di limitare l'approvazione di emendamenti dell'ultimo minuto, approvati in Consiglio senza il dovuto approfondimento sul loro impatto sul bilancio. D'Alfonso non può che dirsi d'accordo. Io mi impegno su questo fronte ad evitare che ci sia la compulsività legislativa. Noi su questo dobbiamo fare ancora un certo lavoro, migliorando anche alcuni aspetti organizzativi. Per i quali aspetti organizzativi io mi voglio confrontare anche con le parti politiche presenti in Consiglio regionale, perché la qualità della legislazione è un patrimonio dell'ordinamento. Ora passiamo alla cronaca. Una donna di 40 anni di Scerni, in provincia di Chieti, Tiziana Deliseo, è morta la notte scorsa a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 16 all'altezza di Ortona. Intorno a mezzanotte la donna era alla guida di una Seat Cordova che si è scontrata nei pressi di una curva con una Mini Cooper proveniente dalla direzione opposta. La donna è stata portata dal 118 all'ospedale di Chieti, dove poi è morta. Il conducente dell'altra auto, un 53enne di Ortona, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Lanciano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 118, Polizia Stradale di Lanciano e Vigili del Fuoco. Qual è il destino dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo alla luce degli ultimi accadimenti? Se ne è parlato questa mattina in un convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle. Paolo Renzetti. Nei mesi scorsi lei anche in Europa aveva portato al tavolo di Bruxelles il problema dell'aeroporto d'Abruzzo, suscitando però le aspre reazioni della Giunta d'Alfonso. Ma sì, alla fine allora la Giunta d'Alfonso se la deve prendere anche con la Corte Costituzionale, con la Corte dei Conti e con tutte le istituzioni che hanno palesemente detto che i loro comportamenti sono illeciti e non rispettosi delle normative né italiane né europee. Perché se voi andate a leggere il contenuto di quello che dice la Corte dei Conti è esattamente il contenuto delle mie interrogazioni che ho fatto a gennaio. Avere per reazione da parte del Presidente di tutto il management anche dell'aeroporto, una reazione così violenta nei miei confronti quando io ho semplicemente denunciato un illecito, anzi degli illeciti perpetrati per anni, questo significa che una cosa sola, che quegli illeciti vogliono essere perpetrati, che anzi si va in Europa a cercare di giustificare quegli illeciti, mascherandoli come atteggiamenti a favore dei cittadini abruzzesi e dell'Abruzzo. Le problematiche dell'aeroporto d'Abruzzo, il futuro dello scalo aeroportuale d'Abruzzo di Pescara, qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle? Perché va male lo scalo pescarese? Perché va male il turismo in Abruzzo? Quindi se non si mette mano a generare dei flussi turistici seri in Abruzzo, che siano intermodali, che comprendano percorsi e che siano pubblicizzati a dovere nel resto d'Europa, noi questo genere di infrastruttura lo porteremo sempre a perdere, perché faremo solo da transito e non porteremo reddito all'Abruzzo. Parla l'assessore al personale del comune di L'Aquila, alla luce delle polemiche nate in consiglio per la scarsa chiarezza dei criteri e delle tempistiche con cui vengono erogati i premi di produzione. Vediamo.
Io penso che noi non possiamo scaricare sui dirigenti responsabilità che sono dell'insieme della macchina, quindi anche della parte politica, mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo insieme sapere che stiamo facendo un lavoro difficile, quindi dobbiamo avere un po' di indulgenza reciproca. L'assessore al personale Betty Leone prende le difese dei dirigenti del comune dell'Aquila, finiti sotto accusa da parte del consigliere Raffaele Daniele dell'Unione di Centro ed Ettore Di Cesare di Appello per l'Aquila, che hanno denunciato il fatto che all'Aquila si continuerebbe ad erogare premi di produzione in modo forfettario senza che siano chiari gli obiettivi specifici e concreti. Osservando inoltre che nella sezione amministrazione trasparente del comune dell'Aquila, che dovrebbe essere sempre aggiornata a portata di clic per il cittadino contribuente, le tabelle con i premi di produzione sono aggiornate al 2012-2013 e non c'è invece nessuna traccia digitale dei premi del 2014. Le cose stanno diversamente, spiega però Leone. I criteri di valutazione, a differenza del passato, ci sono eccome, e i premi non vengono erogati in modo forfettario. Quelli del 2014 poi non sono stati ancora erogati, ecco perché non compaiono nella sezione amministrazione trasparente. Proprio oggi abbiamo incontrato l'organismo indipendente di valutazione, credo che entro il mese di giugno saranno pronte le valutazioni sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015. E con l'aiuto dell'organismo di valutazione noi abbiamo finito il regolamento, abbiamo iniziato un percorso di valutazione dei dirigenti che oggi sono valutati, non c'è nessuno ha un premio forfettario, non esiste, non sarebbe possibile neanche per le regole del pubblico impiego, quindi i dirigenti vengono valutati a seconda della complessità del settore che hanno, ed è questo il salario di posizione, e poi c'è il risultato a seconda di quello che i dirigenti hanno. Quando si parla di forfettario, di previsione nel bilancio, è perché nel bilancio va previsto ovviamente quello che è il massimo che potrebbe essere dato, quindi è il 15% della loro retribuzione. Ma poi l'erogazione viene fatta in base alla valutazione. Al porto turistico di Pescara fino a domenica spazia la nautica con Sottocosta, dove oggi è stata presentata la Barca della Legalità, iniziativa nata da una collaborazione tra la Marina Militare e Sail for Children. Vediamo. Presentata al porto turistico Marina di Pescara nell'ambito della terza edizione di Sottocosta e a margine di un convegno su immigrazione e informazione, la Barca della Legalità, l'iniziativa che vuole sensibilizzare i ragazzi delle scuole, è nata da una sinergia fortemente voluta dalla Marina Militare e da Sail for Children. È una barca effettivamente che ha portato persone in difficoltà, quindi è un testimone che noi abbiamo preso e abbiamo cercato di valorizzare proprio per favorire questa cultura dell'accoglienza in senso intelligente e trasmetterla ai ragazzi verso i quali è rivolto il progetto della Safe for Children. Coinvolgere i ragazzi in età scolare è importantissimo, anche perché per lasciare anche qualcosa alle generazioni future, quindi l'intervento nella scuola è importantissimo, quindi trasmettere un senso di legalità, di cultura per il mare, di quella passione che spesso, anche vivendo in un posto di mare, non viene coltivata abbastanza. E insieme alla Marina Militare, la Safe for Children e la Guardia Costiera, che è un grande partner che mette a disposizione i suoi mezzi, vogliamo trasmettere questa cultura alle nuove generazioni. L'ASL lancia un allarme: gli aquilani tra i 18 e i 24 anni sono i maggiori consumatori d'alcol in Abruzzo tra il 2012 e il 2015. Ci dice tutto Gianmarco Menga. In provincia dell'Aquila si consuma più alcol che nel resto d'Abruzzo. Lo ha decretato la ASL tramite un'indagine che va avanti in modo continuativo dal 2007. In particolare nel territorio aquilano il consumo di alcolici è nettamente superiore alla media, circa del 20% contro il 17% del dato nazionale, con ampio distacco dagli altri comprensori della regione, che si attestano tra il 5% e il 13%. La fascia più colpita è quella che va dai 18 ai 24 anni e a seguire quella tra i 25 e i 34. Oltre questa soglia anagrafica il consumo scende progressivamente, si abbassa in particolare tra i 35 e i 49 e assume valori molto contenuti dopo i 50 anni.
I dati, che collocano la provincia dell'Aquila oltre i limiti regionali e nazionali, si riferiscono all'arco temporale 2012-2015. L'inchiesta sanitaria è finalizzata tramite un monitoraggio costante a introdurre correzioni di rotta in termini di sensibilizzazione, informazione e invito alla popolazione interessata ad avvalersi delle strutture sanitarie competenti e intraprendere percorsi di recupero. Sulla base dei risultati del campione esaminato, è del 24 la percentuale di persone ad alto rischio alcol, che si traduce in una stima di circa 41.000 adulti della popolazione provinciale, contro la media nazionale del 17%. Gli assuntori più esposti al pericolo di ammalarsi sono coloro o con un elevato consumo di alcol o che lo consumano abitualmente fuori pasto. Va ricordato che l'abuso di alcol, dichiara Cristiana Mancini, coordinatrice della squadra di operatori ASL che hanno lavorato al progetto, costituisce uno dei principali fattori di rischio di malattie croniche come tumori, patologie cardiovascolari, cirrosi al fegato e diabete, e provoca, oltre a incidenti stradali, infortuni sul lavoro, violenze e suicidi. Non è possibile individuare una soglia di sicurezza assoluta, vi sono tuttavia livelli di consumo al di sotto dei quali il rischio viene considerato moderato. Per fare un esempio, conclude Mancini, non più di 2 lattine di birra o di 2 bicchieri di vino o di 2 bicchierini di superalcolici al giorno per gli uomini. Per le donne e gli anziani, invece, non bisognerebbe superare una di queste unità di misura. Alla Camera di Commercio di Teramo si è svolta la premiazione della 12ª edizione di L'Artigianato. Sale in cattedra, vediamo. Dopo i saluti delle autorità e la relazione del presidente Luciano Di Marzio, sono stati premiati questa mattina le classi risultate vincitrici della 12ª edizione del concorso L'Artigianato Sale in Cattedra, che quest'anno ha avuto per tema la stampante 3D. Può realizzare oggetti, ma non può sostituire la manualità dell'artigiano che li crea e li realizza. Primo classificato tra le prime classi, l'Istituto Comprensivo di Campli. Per le seconde, l'Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio. Per le terze, l'Istituto Comprensivo di Basciano, Falcone e Borsellino. È stato voluto principalmente per far conoscere il mondo artigianale nelle scuole, perché spesso se ne parla poco, diciamo. Adesso un po' di più, perché con la scuola e il lavoro, con queste nuove leggi, quindi si facilita questo contatto dei ragazzi che vanno a scuola con il mondo del lavoro. Però qui è chiaro che quest'anno abbiamo voluto, visto che si parla sempre di questa stampante 3D, allora provocatoriamente abbiamo detto, dico, vediamo se riescono, se con la stampante 3D a fare, perché l'artigiano crea, dopodiché realizza, e quindi c'è sempre qualcosa che la stampante non può fare. Io continuamente dico che chi inizia un'attività deve essere aiutato dallo Stato, cioè i primi anni non deve pagare nessuna spesa, non deve avere nessuna spesa, perché noi vediamo che si iscrivono, però dopo un paio d'anni si cancellano, e devo dire che alcuni anche quel poco che aveva a disposizione lo perde e anzi si indebita, e questa è una cosa molto molto negativa, e qui è chiaro che la politica deve fare la sua parte e deve cercare di aiutare questi ragazzi che vogliono iniziare un'attività. Una vera e propria corsa al biglietto per la finalissima di andata a Pescara a Trapani. I biglietti sono esauriti nel pomeriggio e questa mattina siamo andati a vedere come andavano le vendite nel servizio. Siamo davanti allo store ufficiale del Pescara in via Regina Margherita. Come potete vedere alle mie spalle c'è gente per acquistare biglietti, ma il cartello che è proprio dietro di noi dice che sono esauriti i biglietti di Curva Nord, i biglietti di Curva Sud e di Tribuna Adriatica. Dunque solo Tribuna Maiella disponibile per questa partita, l'attesa partita che si giocherà domenica tra Pescara e Trapani, valida per la finalissima di andata dei playoff, promozione in Serie A. Io dovrei andare in Tribuna Maiella. Fiduciosa per questa partita? Sì. Non è la prima volta che va allo stadio? No, no, assolutamente no.
La signora pure in fila? Certo, vengo da Lanciano, ma io sono tifosa del Pescara da 50 anni. Pescara rappresenta l'Abruzzo, io sono fiduciosa, ma domani bisogna fare subito 3 gol, perché Trapani è duro come stadio. È un grande Pescara, la Padula splendido, quindi siamo fiduciosi, siamo sicuri che ce la faremo. Speriamo di farci, che dalle 8:30 di questa mattina che stiamo facendo la fila. Speriamo di farci, sono quasi arrivato, ma i biglietti sono terminati. Solo le tribune ci sono? Sì. Quindi bisognerà spendere un po' di più probabilmente del solito. Ma per questo Pescara ne vale la pena. Solo tribuna, vi siete forse ricordati un po' tardi? Oppure... No, sto girando da stamattina, ma non si trova da nessuna parte, quindi ci mettiamo in coda e facciamo la fila. Però penso che 3 ore sotto la pioggia per il Pescara possa valere, no? Ieri ho fatto la fila dalle 4:30 alle 10, data di emissione 22:05, al Porto Allegro ho fatto la fila e sono riuscito a prendere un biglietto per la curva sud. Ancora una news per i tifosi: in occasione della gara di ritorno della finale tra Trapani e Pescara, in programma giovedì prossimo allo stadio provinciale di Erice, è stato organizzato un charter destinato ai tifosi. Il costo è di 285 euro, compreso il trasporto in pullman dall'aeroporto allo stadio. 300 euro compreso il prezzo del biglietto. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al ristorante Chiodofisso di Pescara o il bar Midas. Ore di attesa anche per la Virtus Lanciano, che domani alle 20:30 disputerà i play-out di andata al Guido Biondi contro la Salernitana. Tutti convocati per il tecnico Maraiulo, ad eccezione degli squalificati di Francesco, Ferrari e Giandonato, e prende sempre più quota l'ipotesi Turchi per la sostituzione di Di Francesco. Così Maraiulo parla della vigilia del match. L'ascoltiamo. Ma è abbastanza serena perché... guardando i ragazzi come si sono allenati, da questo punto di vista sono veramente molto sereno. È chiaro che sono due partite importanti e determinanti al tempo stesso, quindi non dico che ci sia tensione, però molta, molta aspettativa anche da parte nostra. Più che l'aspetto tattico, in queste due partite prevedo sinceramente che si possano decidere sotto l'aspetto mentale, perché è fuori discussione che chi starà meglio in campo otterrà il miglior risultato, però io queste due partite le vedo veramente completamente diverse da quelle che possono essere due partite normali, dove sicuramente non bisognerà sbagliare nulla, dove bisognerà giocare palla su palla, ma la squadra che sarà mentalmente pronta o mentalmente più avanti dell'altra sicuramente avrà dei grossissimi vantaggi. Errori se ne possono commettere diversi se non si entra con l'atteggiamento giusto in campo. Diciamo che questa è la prima cosa. In queste due partite, come dicevo prima, bisognerà farne quanto meno possibili e pensare veramente che saranno due partite dove bisognerà giocare minuto per minuto senza pensare assolutamente ad altro, giocare palla su palla e chiaramente non cercare di scoprirsi, cercare di alla squadra avversaria di dare il meno possibile. Orgoglioso di aver scelto Lupo e Zauli, queste le parole del presidente del Teramo Luciano Campitelli, che ha aggiunto l'auspicio è quello di creare una squadra che faccia gol e diverta. Vediamo. Abbiamo vicino due grossi professionisti. Sono molto fiero, orgoglioso di aver preso il nostro direttore e un grande allenatore. Sono ben felice che hanno accettato con grandissimo entusiasmo questa piazza, perché oggi nel bene e nel male è una piazza ambita da tanti professionisti importanti, quindi vuol dire che in tutti questi anni abbiamo lavorato bene, abbiamo creato un ambiente ideale, abbiamo vinto tanto, qualche sbaglio sicuramente c'è stato, ma il calcio si deve andare sempre avanti. E quindi andare avanti significa che ancora di più io e la mia società in primis ci dobbiamo impegnare affinché questo progetto possa di nuovo andare avanti con
le forze di questa società e sicuramente essere noi primi i tifosi di questa società. Auguro a tutti e due di creare una squadra competitiva, una squadra che sa come io la penso, quindi una squadra che ci faccia divertire, che faccia qualche gol e poi sicuramente con la grinta e la determinazione del mister, con la capacità del nostro direttore sportivo, sono sicuro che questi due ci daranno grandissime soddisfazioni. Li ringrazio vivamente e voglio ringraziare mister Vivarini, il suo staff e Marcello Di Giuseppe per quello che ci hanno dato in questi anni. Tensioni per l'Aquila Calcio, ancora polemiche dopo la retrocessione, c'è una spaccatura insanabile tra società e tifoseria che continua a chiedere le dimissioni dell'intera dirigenza rossoblù. Non si placano le polemiche dopo la retrocessione in Serie D dell'Aquila Calcio. C'è ormai una spaccatura insanabile tra la società e i tifosi. Da un lato i supporters chiedono a gran voce alla società di fare mea culpa e di farsi subito da parte. Le accuse rivolte alla dirigenza sono soprattutto di aver usato l'Aquila per visibilità al fine di acquisire nuovi lavori nella ricostruzione e di avere gestito in maniera scellerata e incompetente le questioni societarie di campo. Ad intervenire è stato anche il supporter Trust che nelle ultime ore tramite un comunicato ha spiegato che bisogna fare una profonda autocritica, azzerare l'attuale organigramma societario e dirigenziale e riprogrammare il futuro con serietà, lungimiranza e trasparenza. In caso contrario si faccia un passo indietro, magari ricercando apertamente eventuali acquirenti che possano garantire un futuro più roseo e dignitoso all'Aquila Calcio. Parole dure a cui ha provato a rispondere la compagine societaria, tramite le parole del socio di minoranza Stefano Cipriani, che ieri mattina è uscito allo scoperto difendendo a spada tratta il presidente Corrado Chiodi e Massimo Mancini, vicepresidente ormai però dimissionario. Non siamo in fuga, nessuno di noi ha mai speso il nome dell'Aquila Calcio per acquisire appalti nella ricostruzione, spiega Cipriani. Siamo coesi e solidali con il presidente e con il vicepresidente e siamo delusi dal trattamento ricevuto dopo aver dato tanto per contribuire alla rinascita dell'Aquila. La delusione è grande e ci assumiamo le nostre responsabilità, ma invitiamo altresì a spostare l'attenzione su coloro che non hanno invece fatto nulla per sostenere la squadra. Intanto continua la fuga dei giocatori che davanti all'ipotesi di doversi allenare fino al 30 di giugno come da contratto hanno pensato bene di tagliare la corda. Da inizio settimana sono state ratificate le rescissioni di gran parte dei rossoblù, tra cui Bigoni, De Francesco, De Sousa, Di Mercurio, Mancini, Maccarrone, Piva, Scotti, Triarico e Zandrini. A questi si sono aggiunti il tecnico Perrone, il suo vice Grilli e il preparatore atletico Notarmuzzi. All'appello ora mancano solo Perna, Pesoli e Stivaletta, oltre al direttore sportivo Alessandro Battisti, che sta prendendo tempo per conoscere nelle prossime settimane l'eventuale nuovo progetto della società, che sicuramente dipenderà anche dalla categoria dove giocherà l'Aquila, Serie D o Lega Pro. È tutto anche per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV6 torna domani nell'edizione delle 14. Buonanotte.